E tu non vai? A me non mi piace certa gente, non mi ci ritrovo. Quando la volpe non arriva all'uva. Sì, ma qua uva. Oggi due volte mi ha telefonato. Proprio Marta. Marta Vitale, Cine. Le ho detto che c'avevo da fare. E lei non ha insistito. Oh, Giustino, ci metti pure tu, mo. Sai che ci teniamo tanto. Francesco si dispiace se tu non vieni. Troppo mosso, Giustino. La conosco. La conosco, la famiglia della Napoletana. Lui padre faceva lo scarpa da via Paradiso, non ce ne scordiamo. Io mi ricordo che ci trovo pure qualche soldarello per quella me. Poveraccia, faceva una pena. E mo fa tutta la moglie del professore di musica. Beh, mo c'ha pure la scuola da ballo, no? Una palestra, Giustino. Una palestra. Ma come c'è l'istruttore? Sì, giusto, invalido. Quattro sono baffosti che viene chiesa da dove mi chiami istruttori. La verità è che oggi la gente si monta la testa un po' troppo facilmente. E con niente. Beh, con niente proprio non lo puoi dire. Se adesso va in porto questa faccenda della banda. Facile dirlo. Ma la formazione che ci hanno in mente loro. Ci vogliono gli elementi validi. Giusti? E poi ci risiamo con il solito discorso, ma a chi? Dove li trovi? E li faranno venire da fuori. Da fuori. E poi il maestro Vitale a dirigere l'orchestra. Ma mo siamo onesti, ma tu ce lo vedi? Quello può insegnare musica giusto nelle scuole medie, non è che... E vuol dire che fanno venire da fuori pure il maestro? Eh? No, era una battuta. Ma se veramente decidessero di affidare la direzione della banda a un altro? Sei cattivo, Giustino. Però sarebbe proprio un bello scherzetto. Oh, la Madonna, che bello scherzetto. E gli farebbe anche bene, gli farebbe... A lei, dico. Così abbasso un po' la cresta. Ma anche a lui, che ultimamente non... Sì, sì, l'ho notato pure io. Pare che vuole mantenere le distanze. Allora implicitamente mi stai dando ragione, la gente si monta la testa un po' troppo facilmente oggi. Però questo dico, non è che, figurati, precisamente.